Il 21 novembre nella casa del Grande Fratello c'è stato un nuovo scontro tra Shayla Gatta e Elena Prestes. Il motivo del contendere è stato ancora una volta Lorenzo Spolverato e il sentimento che la modella dice di non provare più per lui. La discussione, poi, si è spostata sui comportamenti che la ballerina ha avuto nell'ultima puntata, secondo la modella volgari e di cattivo esempio per i bambini che guardano il programma. Lo scontro davanti alle telecamere. Negli ultimi giorni sono diversi i concorrenti che si sono ricreduti su Elena e sui comportamenti che attuerebbe per assicurarsi spazio nelle puntate in prime time. L'altra sera, ad esempio, la modella ha colto la palla al balzo parlare con Shayla del rapporto che sta coltivando con Spolverato. «Non devi essere gelosa di me, non mi importa se stai con lui perché non provo più nulla», ha detto la modella prima che la coinquilina si indispettisse e desse il via ad un'accesa discussione. Gatta non ha creduto alle parole di Prestes e le ha dato della bugiarda, scatenando in lei una forte reazione. «Io bugiarda? Tu lo sei, così come sei volgare e cafona. In puntata lo sei stata molto. C'è gente che ci guarda, soprattutto i bambini e hai dei modi di fare brutti», ha detto la donna di origini brasiliane. I racconti dopo il battibecco, dopo aver litigato, sia Elena che Shayla sono andare a sfogarsi con i loro amici. La ballerina ha raccontato a Pamela e a Ilaria. «Fino a ieri faceva la finta, perché non mi dice che le sto sulle scatole? Mi dà della cafona, ma io sono fiera di esserlo», ha aggiunto Gatta. La modella, invece, si è confrontata con Javier e Jessica e ha ribadito che per la coinquilina non nutre gelosia. «Sono felice per la sua relazione. Ho cercato un avvicinamento perché prima eravamo amiche, ma ho capito che non possiamo più esserlo», ha concluso la concorrente tra le lacrime. Martinè ha consigliato alla coinquilina di non dare importanza a persone che non reputa importanti nel suo percorso al GF, così si risparmierà arrabbiature e discussioni inutili. Attesa per la puntata del 23 novembre, la lite tra Shayla e Elena dovrebbe essere uno degli argomenti della puntata del GF di sabato 23 novembre. Alfonso Signorini tornerà alla conduzione di un prime time del reality a pochi giorni dall'ultima volta, ma con tanta carne sul fuoco. In queste ore nella casa sono accadute molte cose. Lorenzo ha cercato di ricucire con parecchi compagni, Maria Vittoria si è allontanata da Tommaso perché non è certa dei suoi sentimenti, Federica ha chiuso con Stefano, Elena ha trovato conforto tra le braccia di Javier.